essere sempre così numerosi in queste presentazioni. È un piacere per me presentare questa sera il naturalista Attilio Selva, che presenterà il libro Tartufi d'Italia, come potete vedere nella slide. Nel corso della serata appunto ci saranno delle slide continuative che il naturalista spiegherà a pari passo. Premetto che questo non è il mio settore, non è il mio campo, però proverò a dire qualche notizia di carattere storico su questo prezioso tubero, il tartufo appunto. Il tartufo è conosciuto sin dall'epoca dei Greci e dei Romani. Soprattutto abbiamo ampia testimonianza da parte del poeta Giovenale e di Plinio nella Naturalis Historia, che già all'epoca lo definivano un dono degli dei, esattamente un dono di Giove. C'è un aspetto legato alla mitologia, alla creazione del tartufo, però lì si va una parte abbastanza legata appunto alla religione dell'epoca, al paganesimo, che forse non è il caso di approfondire qui, però sono aspetti che se una persona è curiosa potrebbe approfondire senza problemi. Sia appunto questa definizione di tubero prelibato, pregevole, è una definizione latina che è tuber terre, quindi naturalmente tubero di terra, insomma. Per quanto riguarda il Medioevo c'è un bellissimo libro, non so se hai avuto modo di dare un'occhiata a questo volume, che si chiama Opusculus de Tuberis, del medico Alfonso Ceccarelli, umbro. Sì, forse l'ho visto. È uno scritto... Anche dei disegni. Sì, esatto, sì, uno scritto davvero geniale, nel quale appunto parla delle peculiarità di questo tartufo e dei suoi aspetti anche legati a degli effetti che provocava, legati all'entusiasmo, piuttosto che a, alcuni dicevano anche legati alle pratiche sessuali, insomma, era abbastanza particolare. Stasera svegliamo che è davvero afrodisiaco. Infatti sin dal Medioevo Rinascimento lo si considerava afrodisiaco e si pensava che appunto nelle zone, nel Casalese, Alba, appunto Casal Monferrato, fosse come i giorni nostri appunto la zona di massima produzione di questo tubero prezioso, pregiato. E come spiegherà fra poco il naturalista, questo tubero è davvero particolare anche come metodo di ritrovamento, se vogliamo. Una volta si usavano addirittura i maiali addomesticati, addestrati, ancora adesso. Ecco, so che in Francia lo fanno spesso e volentieri. Poi vabbè, i cani naturalmente nel periodo più contemporaneo, addestrati per l'occasione. E una notizia così di carattere abbastanza singolare e divertente, almeno a me ha fatto sorridere, è un'asta di Sotheby, dove è stato battuto un tartufo a $340,000. Un tartufo d'Alba, cioè una cosa abbastanza particolare, veramente un costo che è superiore al platino, se vogliamo, all'oro, al platino, una cosa veramente particolare. Quindi questo è un piccolo excursus che volevo fare per introdurre il naturalista. Quindi va bene, vi ringrazio e lascio la parola ad Attilio e le sue slide. Grazie ancora di essere venuto. Grazie. Parole al volanti sul libro. Il titolo parla del tartufo nell'Italia, siccome Fratelli d'Italia, Tartufi d'Italia, questo è nato così, quasi in tono scherzoso. E l'altra nota è che è dedicato all'Italia, perché secondo me, cioè, è vero che si parla male a volte dell'Italia perché qualcuno poi ce la dipinge male per certe azioni, forse anche noi stessi, la nostra mentalità da italiani, che è positiva per tanti versi e negativa forse per altri, però io credo che se l'Italia è piena di gente fantasiosa che veramente ha fatto di tutto, ha inventato di tutto, e se il tartufo è diventato così famoso, così importante, così pregiato, così valorizzato, alla fine dobbiamo attribuirlo agli italiani e anche ai francesi poi, però diciamo che, cioè, a mio giudizio si sono accodati. Adesso poi noi italiani siamo bravi a lanciare le cose, a scoprire, poi le lasciamo perdere, cioè adesso i francesi stanno prendendo più potere,
quantomeno più il comando di noi sul tartufo. E questo è un monito che c'è sul libro, scritto nella dedica all'Italia, a dire un solo monito: italiani, non perdiamo, diventiamo più conservatori, cioè al di là della crisi, diventiamo più conservatori, teniamo le nostre cose, non lasciamole che vadano le perse nel vuoto. Ecco, questa era la premessa. Dopodiché, un'altra cosa che mi piace presentarvi di questo libro è la premessa, perché è la parte che mi piace di più, nel senso che la parte interna è proprio anche abbastanza, in alcuni punti, scientifica. Una parte, c'è anche una grossa parte però divulgativa. Il finale c'è una parte dedicata comunque alle ricette, che onestamente è la parte che sapevo meno, cioè che invece sarebbe importante. L'ho quasi messa d'ufficio perché ci voleva, con l'aiuto della mia fidanzata qui presente, Gabriella, che mi ha dato una mano, visto che lei cucina, sapeva magari consigliarmi bene, e alla fine, e poi beh, grazie anche all'editore che ha fatto, secondo me, una bella stampa, perché è fatto proprio bene, anche come qualità, come lavoro, insomma, è una cosa abbastanza venuta, tutto sommato, secondo me, originale. E mi piaceva questa premessa perché io non ho sempre sognato nella mia vita di diventare uno scrittore, nel senso di scrivere come Stephen King, i romanzi gialli, queste cose qua. Ma quando provavo a buttar giù qualcosa era un disastro, cioè totale, no? E poi li bruciavo, li stracciavo. Allora ho detto, questa volta voglio metterci tutto del mio per mettere una cosa un po' che fosse quasi romanzata, no? Ci provo e vediamo cosa viene fuori. Allora, io è un po' lunghetta, però io velocemente ve la vorrei leggere, poi dopodiché vi passo un po' di immagine e le commentiamo. Dice: quando giunge l'autunno inizia una nuova stagione di raccolte. La natura, seguendo il suo ciclo, disegna i consueti paesaggi, li dipinge con gli stessi colori, quelli di sempre, ben diluiti dal pennello del clima. Ed ecco gli attori del bosco che compaiono sulla scena: animali, foglie cadenti, rami secchi e qualche sparo in lontananza. Ovviamente il periodo è quello della caccia, e quando si va a tartufi si ha a che fare con i cacciatori. Ognuno, muovendosi di concerto, sembra precorrere capolinea di una stagione. Il cane, il primo a intuire i pensieri del proprio padrone, lo attende sulla soglia della porta e ne osserva attentamente i movimenti. Eccolo scorgere il suo capo, che sta indossando il giaccone di battaglia, le calzature per il bosco, prende la zappetta, il cibo, la sua ricompensa. Quelle descritte sono le ritualità che il cane conosce bene, e la conferma dell'intuizione traspare nei suoi movimenti: la coda che scodinzola, la frenesia, lo sguardo verso la porta e la voglia di uscire a caccia. Le tartufaie, poco tempo prima abbandonate, vengono ora riscoperte, diventano posti magici, ricettacoli di potenziali tesori. Forse nascondono il tartufo di dimensioni eccezionali, battuto alle aste a prezzi proibitivi. Il ritorno delle tartufaie è un momento di verifica. Qui si fa riferimento al fatto che purtroppo molte di queste, il tartufo, l'habitat, combatte con la zona di urbanizzazione, e tu trovi che hanno tagliato, hanno distrutto, stanno costruendo, e se ne va un ricordo immemorabile di una tartufaia che può illudere il cercatore speranzoso, convinto che sarà un'annata migliore, ma la delusione è sempre dietro l'angolo. Quanta tristezza scoprire che gli alberi sono stati tagliati dal proprietario del fondo. Quanta amarezza scorgere i segni del passaggio dei cinghiali che hanno rivoltato il pianello. Questo cinghiale è un disastro, è un autentico disastro. Che pena scoprire che qualche buon tempone ha zappato dove non avrebbe dovuto. Purtroppo ci sono quelli che vanno e li cercano in una maniera assolutamente sbagliata. Il cercatore vero sa che per alcune specie di tartufo la rimozione di una sola pianta può uccidere una storica tartufaia. E poi, insomma, parlo del cane che comincia a girare e diciamo arriva a un punto verso il finale, dice: è naturale che le azioni di questi animali comportino uno sfogo iniziale del cane, ora proiettato in ambiente selvatico, pieno di pirrede potenziali. Basta attendere qualche minuto, lasciare che il nostro amico si calmi e prenda confidenza con i nuovi inquilini, perché quando portiamo in giro il cane per cercare i tartufi, lui guarda più la selvaggina, l'istinto gli resta. È difficile proprio anche nell'addestramento, nel guidarlo, e farlo, non fargli vedere la selvaggina e farlo concentrare sul tartufo. Ad un certo punto, cessata la foga iniziale, il padrone comanda al suo cane il suo cerca, che è la parola magica. E questi inizia a girovagare con il naso a terra. La caccia al tartufo è iniziata.
Gli occhi del tartufaio osservano con attenzione i movimenti del cane, che sembra soffermarsi su un punto del terreno, e tu credi che l'ha trovato. Annusa e poi urina. Un segnale evidente che non si tratta di un tartufo, ma della traccia di un altro animale. È ancora distratto, lo vediamo annusare mezz'aria gli steli d'erba, i rami degli arbusti scomparsi dall'odore lasciato dagli animali, che vi hanno strofinato le loro pellicce. Ma ad un tratto, rallenta il passo, si ferma e raspa il terreno. Benvenuti nell'Italia del tartufi. Ecco, questa era la presentazione. L'impiegato più a fare questa che il resto. Niente, questa è la copertina. E quindi è il tartufo nero più pregiato in assoluto. Naturalmente nel lago di Como non possiamo parlare di tartufo bianco perché non abbiamo l'habitat per il famoso tuber magnato. Questa ho messo nel libro, che è una cosa veramente che lo impreziosisce, alcuni acquarelli, sono disegni fatti da una pittrice di Lenno, Silvana Raba, che fa veramente dei capolavori. Lavora ancora, ha vinto diverse medaglie a livello anche mondiale, si può dire, e credo che il disegno le renda giustizia perché è veramente spettacolare, e quindi credo che sia stato importante seguire. Questo è il tartufo d'estate, il tuber estivo, uno scorsone, matura periodo di luglio-agosto, e in questo periodo sta ultimando la maturazione ed è molto buono. Non è considerato abbastanza buono. Purtroppo lo fa come il fiorone dei funghi, subisce l'attacco delle larve e quindi è facile trovarli o non ben, che non hanno completato bene la maturazione, o piuttosto individui larvati. Questa è la parte esterna del tartufo, si chiama peridio, che sono queste, diciamo, protuberanze, e l'interno si chiama gleba, che nel tartufo estivo dicono che l'aspetto marmorizzato è chiaro, sembra di vedere un marmo quando è stato lucidato. Queste sono le spore. Perché ho messo la foto delle spore? Perché per capire bene le diverse specie raccoglibili, perché tutti i tartufi sono protetti. La legge ammette una raccolta controllata, cioè un certo numero di specie si possono raccogliere in determinati periodi dell'anno. Esiste una grossa legislazione sul tartufo e su come andare a cercare. Sembrerebbe la cosa di dire io esco, prendo il cane e vado, in realtà ci sono una serie di normative non da ridere che sono riportate sul libro. Figuriamoci poi nel Piemonte, in quelle zone dove si combatte lì per il tartufo. Questo è il tartufo bianco minore, il bianchetto. Una volta lo vendevano quando volevano spacciartelo per quello bianco e fregarti praticamente. Adesso invece è stato rivalutato, perché comunque il tartufo ha avuto un periodo di forte diminuzione prima che introducessero la tartuficoltura, e quindi è stato rivalutato questo tartufo minore, che però da noi è rarissimo, mentre nelle pinete del Mediterraneo è molto diffuso, raggiunge dimensioni piccole e ha un sapore molto agliaceo che a molti non piace. Queste sono le sue spore. Questo è sempre lui, tuber porchi si chiama, sono tutti del genere tuber, sono funghi ovviamente, funghi ipogei che maturano sottoterra. Questo è il tartufo nero di Bagnoli. Si chiama tuber mesenterico, è buono, però nella scala è peggiore, diciamo, come qualità, ed è famoso perché della zona di Magnoli, perché in Avellino ne trovavano tantissimi, sin dai primi del Novecento. Sul libro ho riportato foto di tartufai di 100 anni fa, di quel periodo, e praticamente cosa fa? Però se è rinchiuso emana un odore talmente forte che alcuni magari non lo apprezzano. Da noi è molto comune il mesenterico, ed è questo, e lo si riconosce perché ha un'inconfondibile fossetta, cioè ha sempre questa fossetta che lo fa capire che è proprio lui. Queste sono le sue spore, guardate che bellissime queste immagini del microscopio, che non sono mie, è citato il signor Campagnola che ha fatto. Questa è la trifola nera invernale, è il tartufo proprio dell'inverno, quando ci sono le ghiacciate e queste cose qua, subentra nelle tartufaie del tartufo nero pregiato, quando la tartufaia si inerbisce, si arricchisce di muschi, va via, diciamo tra virgolette, il tartufo nero pregiato e subentra la trifola nera invernale, che ha un sapore, un odore cattivo a sentirlo, ma quando lo si mangia è molto buono e addirittura è pepato.
è l'unico tartufo che ha un po' di speziato. Soprattutto c'è questa variante, il moscato, della stessa specie, che è solo una varietà, che è speziata. Questi qua neri che state vedendo sono presenti tutti sul lago di Como. Questo è un disegno fatto dalla Silvana del tubero commare. Guardate che è molto bello, perché ha le vene di trama, che è la parte interna della gleba, questi spessori marroni, sono molto larghi ed è proprio una caratteristica di questo tartufo. Queste sono le sue spore, che sono racchiuse in... Diciamo che i tartufi non sono come i porcini, i porcini sono basidi omicete, cioè le spore sono portate su dei peduncoli. Il tartufo è un ascomicete, la spora è portata all'interno di una capsula che poi si spacca e libera il tartufo. Il più simile al tartufo è la spugnola, la morchella, è un ascomicete. Sono comunque funghi simbionti, come i porcini, i boletti, diciamo, hanno bisogno di una pianta col quale stabiliscono un rapporto con le radici che si chiama micorizza. In buona sostanza, la pianta aumenta il suo potere radicale di assorbimento, tant'è che se micorizzata dal tartufo cresce 2 o 3 volte in peso rispetto al normale. E il tartufo prende le sostanze organiche dalla pianta. Questa simbiosi favorisce che vivano di concerto assieme. Questo è il tartufo bianco pregiato di Alba. Allora, il tubero magnatum pico è il tartufo per eccellenza. Da noi purtroppo non c'è, anche perché vive in un habitat di pioppi, di salici, che è particolare, che noi non abbiamo. Un habitat anche abbastanza umido. E di calanchi piuttosto. Cioè, non sono le terre e le rocce del lago di Como. Questo è quello che raggiunge anche le dimensioni maggiori, più grosso, pesava 5 kg che si è stato trovato. In realtà non sono tartufi soli grossi, sono insiemi di tartufi che si fondono insieme, sono super carpofori in gergo. Vedete anche quello lì che è la fusione di tanti tartufi, lo si vede anche abbastanza nella slide. E questa in sezione come appare? Chiaramente è più buono in assoluto e anche tutto è diversa la ricerca, si fanno buchi profondi, si usano proprio le zappe, il cane si eccita in modo diverso quando lo trova, c'è tutto è un sistema molto diverso dal tartufo nero e questa è la sua spora. E tra l'altro è il più perdente nell'accaparrarsi le radici delle piante, questo ne fa di lui un tartufo raro e difficile da coltivare. Addirittura c'è citata nel libro questa cronaca di un trovamento di un tartufo bianco a Ginevra, perché ha un areale mediterraneo, submediterraneo, cioè sta sempre in zone comunque calde. Che cosa ci faceva questo tartufo bianco di 200 grammi di peso non si sa. Qualche spora che è volata, il clima che sta impazzendo, perché credo che questi gas di scarico qualcosa alla nostra atmosfera fanno, oppure una pura casualità. E pare che questo ritrovamento è stato anche confermato dall'Università di Zurigo. Questa è una. Ovviamente sono andato alla ricerca di materiale storico, che ho la passione di collezionare ormai da tanti anni, e queste sono le etichette da liquore giapponesi, un materiale che può avere parecchi anni, e vedete il riferimento ai tartufi bianchi, come questo fungo. Chiamiamo fungo per dire in senso generico, ha preso piede un po' dappertutto, in tutto il mondo. Questo è il tartufo invece, che anche questo è l'unico nero che non c'è da noi, è il nero liscio. È più strano tra i tartufi neri, ha un sapore e un'ecologia simile al tartufo bianco e vive anche in zone simili al tartufo bianco, ecco perché anche questo qua nero non c'è da noi, questa specie. Ed è il macrosporo, ma le spore più grandi di tutti. Vedete come si vedono bene. Quando lo si guarda al microscopio le spore è inconfondibile. Ma soprattutto anche il peridio, la parte esterna, che non ha quelle protuberanze pungenti come hanno tutti gli altri tartufi neri, ma ha delle placche che si staccano e vengono via praticamente. Non è mai di grosse dimensioni. Questo è il tartufo di Norcia, che si dice tartufo di Norcia, ma c'è anche nel lago di Como, cioè voglio dire, la specie è la stessa. Poi magari certe terre possono renderlo migliore il tartufo perché cambiano un po' le proprietà organolettiche, però fondamentalmente la specie è tuber melanosporum. Vedete, ha questo colore ferruginoso, tende sempre al rosso ed è il più buono in assoluto tra i neri e anche il più digeribile. E
Guardate le spore come sono nerastre, melanosporum, melanina, fa riferimento a queste spore scure che sono tipiche della sua specie. Questo è un disegno fatto sempre dalla Silvana, riportato sul libro, che vedete ha questo, la parte interna, la gleba, è molto scura, proprio per quel colore, le spore sono scure, quindi si colora, quando matura diventa scuro anche lui, quasi nero violaceo diventa. Questo è un bellissimo melanosporo che viene comunque dalla nostra zona, vedete che anche la nostra zona è produttiva. E questo come lo vedete? Appare, il suo habitat ideale sono i prati magri che rivolgono verso il lago, ben soleggiati, e delle volte lo si vedono affiorare. Ovviamente c'è gente che andava tastando il terreno, quando li sentiva e sapeva dove venire, li tirava su. Questa è la cosa più sbagliata che c'è, perché se tu porti a casa un tartufo che non è maturo, non è che fai come la cassetta di mele che metti in cantina e dopo matura, non maturerà mai, secca. Oltre a fare un danno alla tartufaia, non porti a casa niente. Una volta c'era un mio amico che stava facendo un lavoro per una casa, è arrivato da me con gli occhi lucidi, grandi così, con lì tantissimi tartufi, e adesso io cosa faccio? Di qua li vendo, di qua li vendo, di su li vendo, di giù. Gli ho detto, ti do una triste notizia, gli ho detto, non valgono niente. E mi fa, ma come? No, no, ma tu mi stai imbrogliando, è di qua, è di là, è di su, di giù. Perché lui, scavando, li ha visti perché stavano facendo questo lavoro. Se vengono raccolti maturi, basta. Quindi ecco perché il cane li trova quando sono maturi. E la legge infatti dice che devi andare col cane. Lo dice proprio la legge. Perché poi oltretutto, vedete, il tartufo, vi dicevo prima, del rapporto che ha con le radici. Ogni volta che scavi, vedete quante radici ci sono. Se uno scava col piccone, arreca, distrugge anche la tartufaia, perché tutte queste radici le espone agli agenti atmosferici. Seccano. Il micelio è microscopico e quindi muore facilmente. Questo erano i tartufi di quello che vi ho parlato prima. Vedete, quando sono immaturi la gleba è bianca, perché le spore non sono ancora maturate. Uno lo lascia lì nella famosa cassetta, nell'attesa di chissà cosa, troverà dopo un po' una cosa secca. E soprattutto, se non è maturo, lui non emana un minimo odore. Non sa proprio di niente, come annusare un pezzo di roccia. Perché giustamente lui vuol farsi trovare quando ha le spore mature per farle disperdere da chi lo mangia. Il suo scopo è farsi tirare su dal sottoterra. Però nel momento giusto lo fa, emana l'odore quando è maturo. Questo è il colore che appariva molto rosato, sono più rossastri, e vedete bianchi praticamente. Questo invece a volte capita nella zona, nelle nostre zone, che telefona il nuovo Cristoforo Colombo, che dice: ho trovato un tartufo bianco su in Galbiga, ho trovato un tartufo bianco giù a Lecco su nei boschi. E uno dice: ma è grosso, allora magari è meglio dirgli fermati, non cucinarlo, perché se no, se vuoi passare tutta la notte in bagno sei libero di farlo. Perché questa è la Coromyces meandriformis, che è un tartufo chiamato rapone, tartufo dei maiali, tartufo dei poveri, gli danno tantissimi nomi, neanche uno che è bello, cioè che fa riferimento a un certo... Perché praticamente questo tartufo è un po' ha questa tossicità, ma una volta i fetenti te lo spacciavano per bianco, magari ti davano 4-5 bianchi e mi infilavano dentro una Coromyces. Poi uno mangiava e dice, sì è buono il tartufo bianco, però sono andato in bagno tutta notte. Perché gli hanno messo dentro questo qua, no? E quindi se sentite notizie di questo tipo sono false. Se non c'è l'habitat è difficile, a meno che poi può sempre succedere la cosa straordinaria come quella che avete visto prima, però normalmente tutte queste segnalazioni sono riferite alla Coromyces. A volte anche dei tartufi neri, si parla di tartufi neri di 5-10 kg, anche lì nessuno li ha mai visti, sono false, sono sclerozzi di un fungo. È una struttura sotterranea che crea una specie di fungo che assomiglia vagamente a un tartufo, ma non c'entra nulla col tartufo. Quindi quelle notizie lì, e spesso appaiono sui giornali, prendetele sempre con il massimo sospetto. Questa è una, non vi risparmio la lettura, ho messo anche diverse riproduzioni delle, con il consenso appunto di chi ha, detiene ancora i diritti, delle vecchie
nostre etichette della Liebig, perché c'è una serie che riguarda il tartufo. Guardate, per esempio, venivano i tartufi, venivano trovati anche nelle sabbie dei deserti, però non sono, sono le terfezie, non sono tartufi come quelli che stiamo parlando noi. Ma è incredibile come li trovavano, prendevano una bacchetta, la infilavano nella sabbia, stanno lì a, a muovere la sabbia, appena sentono toc 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 toc, scavano e trovano la terfezia. E questi sono i commerci che avvengono già, calcolate, quasi 100 anni fa, come commerciavano già allora terfezie nel lungo deserto. Allora, il padre della dei tartufi è un italiano e si chiama Vittadini, è stato lo studioso che ha fondato l'itnologia, che è la scienza che studia i funghi ipogei, tra cui i tartufi. E un altro è Mattirolo. Sono rimasto colpito quando ho scoperto che Mattirolo veniva in vacanza vicino a Bizzarrone, queste zone qua. E avendo un'amica che via conosce, la Cristina Vilmetti, che abita in quelle zone, nel parlare così mi ha detto: ma tu non sai se c'era questo Mattirolo, che è stato un grande studioso del tartufo. E diceva che lui andava in vacanza lì e questa era la sua casa, ho scoperto poi, e praticamente se la Svizzera conosce qualcosa di tartufi dalla sua parte, lo deve a Mattirolo che passava le vacanze nella zona comunque di Bizzarrone, mi scordo sempre, è scritto, mi scordo sempre quel paese lì, non so perché, però in mente ve lo dico. No, è incredibile, non riesco, questo paese non lo tengo a mente, non lo so perché. Poi ve lo dico. Insomma, ha fatto delle ricerche importanti per la Svizzera, ha segnalato tutti i tartufi, i funghi ipogei della Svizzera, grazie al fatto che abitava lì, passava le vacanze lì. Questo, il rapporto diretto del tartufo nero, ora ci concentriamo col tartufo nero, è, poi ditemi il tempo che magari... Sì, fino alle 8:15. Ah, ok, perfetto. Scusate, ma... tartufo nero ha un rapporto diretto con le rocce, ma in particolare quelle calcaree, perché vuole terreni basici o neutrobasici, non vuole pH acidi, e su altri tipi di rocce, micascisti, graniti, eccetera, si trovano terreni acidi e quindi il tartufo non li gradisce. Questa foto vi fa capire, non è la prima volta che tartufai si è ricorsi al martello o allo scalpello per estrarre qualche tartufo. Stupirà la cosa, ma è successo di trovarne piatti come tavolette di cioccolato, perché le radici si infiltrano nella dolomia, nel calcare, e il tartufo cresce al loro interno, incastrato tra le rocce. Allora il tartufaio, pur di non lasciarlo lì, è ricorsi a martello o scalpello. È incredibile da raccontare, ma è vero. Lo raccontavo l'altro giorno dai tartufai lariani che abbiamo fatto questo video, tutti a lui ridevano, annuivano, perché anche loro è capitato. O gente che si è cimentata a disfare muretti e poi rimetterli a posto per tirar fuori il tartufo. Dopo è anche la curiosità di sapere quanto è grande, cosa c'è, e uno non ce la fa, è più forte di lui, è anche comprensibile. E vedete questa foto, ho scattato un tartufo proprio incastrato nella dolomia, qui dà l'idea nel calcare del rapporto che c'è. Questa foto è un diagramma ombrotermico, cioè un diagramma, per farla breve, questo grafico indica l'andamento delle temperature e quello sopra delle precipitazioni. Questi grafici servono a capire che se le precipitazioni stanno sopra le temperature avremo un clima con un surplus di umidità. Una volta il tartufo bianco si pensava si concentrasse più nella zona dell'Italia settentrionale perché vuole l'umidità. Guardando questi grafici vedevano che andando verso il meridione il diagramma si inverte, le temperature nella parte estiva salgono e superano le precipitazioni, quindi hai la fase di aridità. In realtà è stato un po' un pregiudizio, perché poi il tartufo è stato scoperto bianchi e neri e anche bianchi in tutta Italia. L'unica regione che non ha tartufi è la Val d'Aosta, che poverina, tutti gli altri l'hanno trovato dappertutto, chiaro, a quantità diverse in funzione della regione. Per esempio il tartufo bianco è legato all'acqua, cioè non solo l'acqua piovana, ma anche l'acqua che affiora dal terreno. Oppure i calanchi sono quelle terre argillose dell'Appennino dove ci cresce ben volentieri.
L'argilla è un materiale che va bene nei terreni delle tartufaie, ma fino a un certo punto. Se è presente in una certa moderata quantità va bene, perché aiuta a trattenere un po' di più l'acqua. Ma se è troppa rende il terreno asfittico, povero di ossigeno, e il tartufo immediatamente scompare. Quindi l'ambiente dove cresce è molto delicato e non, quindi non si trova dappertutto, anche se in tutte le regioni, comunque in posti localizzati ristretti. A volte le pietre possono creare una trasformazione del tartufo e dargli forme particolari, come questi piatti incastrati tra i sassi, ve l'ho raccontato prima, i colini sono stati estratti in questa posizione. Piuttosto che dei neri, spesso si trovano anche qua tartufi, sembra di trovarne uno grosso, in realtà è articolato di tanti piccoli messi insieme, sono tutti fenomeni normali per chi va a cercare il tartufo, mentre nel bianco si saldano insieme e generano questi tartufi grossi che in realtà sono fusi. Questo potrebbe essere un habitat, classico carpineto, con dentro il sottobosco, che di solito non ha erba, perché il tartufo la uccide l'erba, manda una sostanza tossica che la fa morire. Questo potrebbe essere un habitat. Se c'è troppo pungitopo è un cattivo segno, perché il pungitopo è un buon segno a livello climatico, perché vuole un clima submediterraneo il pungitopo, ma vuol dire che il terreno è molto magro, e se il terreno è molto magro il tartufo resta piccolo oppure non cresce, perché ha bisogno comunque della terra. Anche l'asparago selvatico è un cattivo segnale se c'è buono per il clima, ma devi andare da un'altra parte perché vuol dire che il terreno è magro. Però evidenzia la presenza di spazi aperti l'asparago, quindi vuol dire che magari il tartufo ha bisogno di spazi aperti, non boschi troppo chiusi. Questo è il particolare del pungitopo. Sul pungitopo vi segnalo una curiosità: quella non è una foglia, perché le foglie non fanno i frutti, è un fusto appiattito. La foglia è piccolina ed esce da questo punto qua. Questo è un esempio di tartufaia molto pietrosa, quindi la presenza di pietra, di roccia, non è un segnale necessariamente negativo. L'unica cosa negativa che crea è che può dare forme strane al tartufo, di torsolute che magari gli danno meno valore. Questo invece è un bellissimo habitat. L'esempio è questo, è un habitat che non è ancora in evoluzione bosco, è un misto tra prateria che sta per essere colonizzata tra le piante. Questo è l'habitat migliore del tartufo. Purtroppo il taglio delle piante, la cosa misteriosa è questa. Questa era una vera tartufaia, qua sotto era produttiva, è stato tagliato. Se si ritagliano piante, anche che non sono micorizzate al tartufo, muore lo stesso la tartufaia. Perché queste piante le chiamano piante comari, sembra che aiutino il tartufo a vivere. E se le tagli, muore anche il tartufo. È una cosa abbastanza misteriosa, ma vi assicuro che dopo che è stato tagliato questo ciliegio, che era un ciliegio, la tartufaia è morta e l'ho capito subito perché si è inerbita. Quando ritorna a crescere l'erba vuol dire che il tartufo è morto, perché è lui che la fa morire, quindi non c'è più la sostanza tossica che lui manda fuori e quindi l'erba ritorna a ricrescere. Questo è il ligustro, che è un altro arbusto che sta sotto le tartufaie. Questi arbusti vanno sempre bene perché proteggono il sottobosco, non fanno che il suolo si eroda e mantiene la giusta altezza per formarsi carpofori dei tartufi. Queste sono piante invece nemiche del nostro tartufo, che sono la calluna, il bruco, perché vuole terreni acidi, il mirtillo e la felce aquilina. Se vedete queste piante, state tranquilli, il mio cane per esempio, quando non ci sono tartufi sbadiglia, se fa uno sbadiglio vuol dire che non ce ne sono. Evito che lo faccia quando vedo queste piante, perché sicuramente è un segnale negativo. Il castagno è un altro negativo, perché il castagno da noi è stato introdotto, è una pianta che vuole terreni acidi, è stato introdotto nei terreni acidi dove il ghiacciaio che veniva dall'alto lago ha deposto tutti i materiali. Questo anche in generale è tutta l'Italia. E quindi il castagno è un po' può micorizzare col tartufo, ma normalmente nelle castagnette è difficile trovare i tanto sperati funghi. Questa è la nemica numero uno, la robinia.
La Robinia è una porcheria in tutti i sensi. L'unica cosa di buono che ha sono i fiori per fare il miele, per farli impannati. Il resto è una porcheria. È una porcheria introdotta dall'America alla fine dell'Ottocento, ormai è dappertutto, non solo, è tossica per il tartufo. Quindi se arriva la Robinia può far scomparire il tartufo. Quindi è una nemica numero uno. E l'altro nemico numero due è questo signore qua, che si chiama ilanto. Spruz. Detto albero delle ferrovie, perché se voi andate a prendere il treno, guardate vicino ai binari del treno, troverete sempre un ilanto. È incredibile come segue le ferrovie. È una di origine orientale, è stato introdotto dall'Oriente, è andato dappertutto. Il problema, addirittura Monte Cristo, l'isola di Monte Cristo, che è una riserva ultranota, hanno fatto un piccolo errore in questa riserva, hanno introdotto le capre, che hanno mangiato tutte le erbe rare dell'isola di Monte Cristo, solo che questo non lo mangiano perché puzza, e quindi è andato dappertutto, sono scomparse molte erbe, si sono ridotte molte erbe rare e si è diffuso l'ailanto dappertutto, e quindi è un po' una piantaccia, e soprattutto fa la clonazione. Quindi dove arriva un individuo, per come un clone ne fa tanti, quello lì in realtà è una pianta sola, e quindi tutti quegli pochi spazi aperti che potrebbero andare bene, quei praticelli colonizzati dal capito, dal nocciolo, e quindi formare le tartufaie, se li prende lui, e quindi è un altro rompiscatole. I dossi normalmente vanno bene per i tartufi, perché il dosso genera un equilibrio nell'acqua, nel drenaggio, nel fare arrivare l'ossigeno. In quasi tutti i dossi è facile che ci siano le tartufaie. Questo è un disegno che fa capire, vedete, c'è sempre il praticello con i carpini che arrivano, quindi è sempre un ambiente di transizione quello del tartufo. Non è mai il bosco che evolverà verso il bosco maturo, e quando il bosco diventerà maturo il tartufo scomparirà.